introduciamo questa sessione che è intitolata dalla conoscenza delle politiche. Io sono Andrea Cigliacono, sono un ricercatore del Politecnico di Milano, nonché un membro del gruppo di ricerca del Centro di Ricerca sul Consumo di Suolo, che qualche anno fa è stato istituito dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dal Politecnico di Milano appunto e da Rete Ambiente, per occuparsi, per provare a ragionare, a riflettere sulle questioni che riguardano il consumo di suolo. Uno solo qualche minuto alle 6 presentazioni che succederanno in questa seconda parte della mattinata, che comincia con qualche ritardo, per provare a posizionare un po' le questioni di cui ritengo sia importante trattare in questa seconda fase, provando a riflettere proprio sui due elementi, sulle due parole che stanno nel titolo di questa sezione, cioè la conoscenza e le politiche per contenere, per limitare il consumo di suolo. Credo che in questi anni, in questi ultimi anni, sul tema della conoscenza, delle misure, si stia facendo molto, si sia fatto molto. Non è scontato, quando avviamo il lavoro del Centro di Ricerca sul Consumo di Suolo nel 2007, non si sapeva quanto suolo consumavamo, e quando uscì il primo rapporto che copriva il consumo di suolo di alcune regioni italiane, i dati erano dati nuovi, importanti, che permisero anche di avviare un dibattito culturale e anche politico sul tema della misura e della conoscenza. Quindi è importante conoscere i numeri che oggi ci ha presentato l'ISPRA, sono numeri importanti che segnalano ancora una criticità di un tema, quello del consumo di suolo, rispetto al quale dobbiamo essere pronti appunto ad agire, a fare qualcosa, ad attivare delle politiche, perché è certamente importante sapere che consumiamo 55 ettari di terreni liberi, agricoli e naturali al giorno, che abbiamo un'intensità di consumo di 7 metri quadri al secondo. Sono tutti elementi che ci preoccupano, no? Ci dicono l'intensità della febbre che abbiamo, un tema grave dal punto di vista ecologico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche economico, come giustamente si diceva questa mattina. Ma bisogna anche capire, e qui penso che sia l'urgenza della nostra azione, capire quali politiche, quali misure si possono realmente mettere in campo, perché sennò continueremo a misurare e a conoscere la rilevanza di un problema senza essere in grado però di affrontarlo realmente. La cosa che vorrei ricordare, che un po' preoccupa anche in prospettiva, è che malgrado la crisi di cui questa mattina si è detto qualcosa, si è ricordato l'intensità del settore edilizio, del settore delle costruzioni, ricordo che dal 2005 al 2013, diciamo nel periodo più caldo della crisi, abbiamo avuto una riduzione dei permessi di costruire di oltre il 70%, siamo a dei livelli di rilascio di permessi di costruire che sono simili a quelli che avevamo nel primo dopoguerra. Quindi da un lato una crisi sicuramente pesante, dall'altro però il consumo di suolo continua con ritmi pressoché costanti, uguali o poco di poco inferiori a quelli che segnalavamo proprio nei primi 5 anni del nuovo millennio, quando invece le dinamiche del mercato immobiliare e del mercato edilizio erano molto diverse da quello che abbiamo oggi. Le ragioni sono varie, le abbiamo un po' anche esaminate nel nostro ultimo rapporto del centro di ricerca. Senz'altro c'è che la crisi oggi colpisce prevalentemente il settore edilizio e delle costruzioni, laddove si occupa di riqualificazione urbana, di recupero della città esistente, cioè di costruire sul costruito, di andare a recuperare la città, che invece è uno degli obiettivi su cui dobbiamo investire le nostre politiche, mentre continua a urbanizzare, diciamo così, a rivivere l'area naturale, perché il motore principale del consumo di suolo, la rendita fondiaria, rimane un elemento di compulsione che non è ancora arrestato, che non è stato ancora contrastato da nessuna politica. Se guardiamo i piani urbanistici, noi l'abbiamo fatto sui piani urbani, vediamo che nei prossimi 10 anni, cioè il periodo, diciamo così, di validità dei piani urbanistici, le previsioni che sono messe in campo nei nuovi piani sono maggiori in termini di globalizzazione di quanto Lombardia, che è la regione italiana che ha consumato di più negli ultimi 10 anni, si è consumato. Cioè dal 1999 al 2012 in Lombardia abbiamo consumato più di 40.000 ettari, nei nuovi piani di governo del territorio lombardi ci sono per i prossimi 10 anni altri 50.000 ettari di suolo che si potranno consumare. Questo vuol dire che la crisi esiste, che la crisi è un problema certamente per un settore importante
del nostro sistema economico, ma che non ha inciso in quelle che sono le scelte di pianificazione, quelle che sono le reali politiche che si continuano a mettere in campo. Conoscere vuol dire non solo conoscere da un punto di vista quantitativo, ma vuol dire anche conoscere da un punto di vista qualitativo il suolo che consumiamo, perché abbiamo visto che i valori, le qualità, gli impatti ecologici e ambientali sui suoli che consumiamo non sono equivalenti in termini di misure assolute. Ma soprattutto, lo ripeto perché questo secondo me è il punto rilevante su cui oggi spero, penso che poi nei paper ci sarà la possibilità, che verranno presentati, ci sarà anche la possibilità di discutere, conoscere e misurare in termini quantitativi e qualitativi ha senso se lo usiamo come strumento di verifica, di monitoraggio delle politiche che poi si mettono in campo, altrimenti rimane un passaggio assolutamente essenziale ma inutile poi in termini di ricadute a livello territoriale. Quindi benissimo il lavoro che è stato fatto da ISPRA a livello nazionale, con una precisione, una raffinatezza sempre più ampia, più approfondita, ma bisogna anche ricordare che la misurazione e il monitoraggio deve essere fatto però con un livello di dettaglio, una scala che non può essere che quella locale, dove realmente poi si praticano le politiche urbanistiche. Quali politiche? È stata presentata, almeno nei temi più generali, anche il percorso che il disegno di legge governativo sta facendo, all'interno del quale sono messe in campo alcune politiche che possono certamente aiutare a intervenire sul contenimento del consumo di suolo, però segnalo che ci sono politiche che mancano, che continuano a mancare. Certamente è un bene, è importante che ci siano delle misure di tipo quantitativo, cioè che passano attraverso i temi della regolazione degli usi del suolo, i temi dei vincoli, però attenzione che questi non bastano da soli, lo dimostrano le esperienze degli ultimi anni, quando i piani provinciali di tutte le regioni che si occupavano di contenere, di limitare la quantità di suoli urbanizzati hanno sostanzialmente fallito, se no non saremmo qui a discutere l'entità di questo fenomeno come stiamo facendo oggi. Quindi la regolazione, la limitazione quantitativa da sola, ce lo insegnano anche gli altri paesi d'Europa, dove si praticano politiche di contenimento del consumo di suolo più articolate e più complesse, da sola non può tenere. Quali sono, in due parole, i temi su cui in termini di politiche bisogna provare a lavorare? Certamente, lo diceva anche il rappresentante della Commissione europea, bisogna imparare a utilizzare la fiscalità come strumento per disincentivare il consumo di suolo e l'urbanizzazione dei suoli liberi. È una questione complessa, difficile, che va affrontata attraverso una legge nazionale, perché il tema della fiscalità è un tema di competenza statale, ma è la strada che stanno usando molti paesi europei per colpire proprio quella rendita fondiaria che nel nostro paese continua a essere un volano inarrestabile dei processi di urbanizzazione. Se noi riusciamo ad abbassare le convenienze dell'urbanizzazione dei suoli liberi naturali, addirittura a renderli meno convenienti degli interventi sulla città esistente, abbiamo fatto un passo fondamentale nelle politiche di contenimento del consumo. Un secondo tema a questo connesso è proprio la capacità, la necessità di lavorare sull'incentivazione alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione, al recupero della città esistente, dove abbiamo dei grandi problemi di degrado del nostro patrimonio edilizio, di inefficienza energetica, di deperimento della qualità urbana. È l'altra faccia della medaglia che è fondamentale per riuscire a lavorare efficacemente sul contenimento del consumo di suolo. Vuol dire semplificare, vuol dire rendere anche più semplici e più chiare le procedure di bonifiche e anche saper fare meglio i conti rispetto alle operazioni immobiliari all'interno delle città esistenti. Ancora le scale della pianificazione, chi fa pianificazione, chi progetta lo sviluppo della città esistente, sono ancora i comuni, spesso questa dimensione comunale non è più, non può essere adatta e sufficiente per affrontare in modo efficiente ed efficace le politiche di contenimento del consumo di suolo, perché fino ad oggi, come ben sapete, la finanza locale è stata una droga per le politiche del consumo di suolo, anzi per gli effetti del consumo di suolo. E ricordo solo il tema degli oneri di urbanizzazione che sono stati utilizzati da molte amministrazioni locali per sostenere le spese correnti e non poi per reinvestire nel progetto della città esistente.
Beh, solo se riusciamo a lavorare su questi tre temi, cioè il contenimento attraverso la regolazione, le politiche fiscali e le politiche di rigenerazione urbana, poi a valle si possono praticare anche le altre azioni di compensazione e mitigazione che ci spinge, su cui ci spinge a lavorare anche la comunità europea. Ma qui, per chiudere, ricordo che la compensazione e la mitigazione sono questioni importanti che vanno supportate da una conoscenza qualitativa dei processi di consumo di suolo. Quanto suolo consumo non può essere l'equivalenza di quanto suolo devo restituire in termini di naturalità e compensazione, ma bisogna verificare attraverso un lavoro che oggi si sta cominciando a fare, tema di ricerca del valore ecosistemico dei suoli, quanto gli impatti delle trasformazioni diminuiscono i valori ecologici, ambientali e anche economici del suolo. E allora solo attraverso un percorso di questo tipo, cioè una valutazione dei valori ecosistemici, possiamo dimensionare correttamente le politiche di compensazione. Queste credo che siano alcune questioni tra conoscenza, ripeto, fondamentale, ma che deve essere più approfondita e più puntuale a livello locale anche in termini qualitativi. Penso anche alla conoscenza del patrimonio dismesso che abbiamo a disposizione, che oggi non conosciamo né a livello locale, né a livello provinciale, né regionale, cioè si fanno le politiche, ed è fondamentale sapere quanto dismesso, che condizioni di inquinamento questo presenta per poi poter attivare interventi di rigenerazione. La conoscenza è fondamentale, ma è il momento di spingere sulle azioni, sulle politiche, perché altrimenti continueremo a misurare una situazione, come dire, sempre più preoccupante per il nostro Paese. Rispetto a questi temi, abbiamo in questa ultima parte della mattinata sei interventi, sei paper. Invito subito il primo paper previsto dal programma, che si intitola Monitoraggio spedittivo del consumo di suolo in Lombardia tramite i dati satellitari, l'ENSAT 8, aggiornamento dei risultati 2014. Il paper è di Dario Dell'Ingeri e Enrico Zini insieme ad Dante Pasolini di ENSAT, e mentre Zini e Dell'Ingeri sono di Alta Lombardia. Grazie all'organizzatore di impegno. Chiedo a tutti i relatori che adesso interverranno di mantenere i propri interventi, abbiamo 12 minuti al massimo per questa avanza. Dunque, buongiorno a tutti di nuovo. Io sono Dario Vinicelli, lavoro in Alta Lombardia nell'area dell'azienda di neuroscienza. Oggi presentiamo questa semaglia della presentazione, sostanzialmente divisendo parte. Nella prima si presentano i risultati del monitoraggio spedittivo del consumo di suolo in Lombardia, appunto, usando i dati satellitari dell'ANSA di istituzione, e nella seconda parte si entra finalmente del confronto dei risultati rispetto agli strumenti della pianificazione locale. Dunque, sul contesto si può andare molto veloce, visto quello che abbiamo visto questa mattina. Questo era giusto per fare una fotografia in particolare della Lombardia, se abbiamo con i tassi di suolo consumato più alti dell'Italia, questo era estratto dal penultimo rapporto di ISPRA. La stessa cosa vista a livello già un po' più fine, a livello locale e a livello regionale, può essere fatta ad esempio confrontando le ultime annualità della cartografia ufficiale del suolo a disposizione in regione. La cartografia si chiama LUSA, l'estimazione di suoli agricoli forestali, una categoria molto dettagliata, spazio di 10.000, molto dettagliata sia dal punto di vista della scala che dal punto di vista tematico, e in più, come vedete, sono disponibili in diverse modalità anche in anni recenti, per cui questo tipo di dati fotografa molto bene l'andamento della, in questo caso, della diminuzione progressiva delle aree agricole e del contestuale aumento delle aree antropizzate. Un piccolo punto debole è che questo tipo di cartografia molto dettagliata è fatta per fare interpretazione di immagini aerei, quindi ha dei costi, innanzitutto c'è bisogno delle immagini ad alta risoluzione, ci sono dei costi di fare interpretazione, per cui diciamo, gli aggiornamenti non sono frequenti, diciamo, sono comunque frequenti, ma non sono di certo annuali, e visti i tassi di consumo di suolo, per certe applicazioni sono
necessarie delle informazioni anche a maggior frequenza. L'ultimo aggiornamento del DUSA era al momento del 2012. Quindi appunto emerge una necessità di informazioni aggiornate, rispettive sui tassi di consumo di suolo, e questa esigenza è espressa anche in specifiche normative regionali. Adesso senza entrare in proprio nel merito, giusto alcuni solamente le parole in grassetto, per esempio c'è una legge grasso unico regionale in materia di agricoltura, foresta e pesca, che appunto prevede che debba essere messa in campo una metodologia di consumazione del consumo di suolo agricolo, che debba essere fatto periodicamente. Concetti simili esprime la recentissima legge regionale sulla per disposizione per la riduzione del consumo di suolo, che vengono ripetuti con la necessità della quantificazione e monitoraggio dei consumi in modo periodico, anche col supporto dei del sistema regionale, soprattutto ARPA e ESA. Quindi in questo contesto, già da alcuni anni è nata una collaborazione tra i livelli tecnici ARPA e ESAF al fine di fornire delle informazioni aggiornate. Una breve storia, siamo partiti più o meno nel 2012 con alcuni test locali usando già immagini satellitari di risoluzione. In particolare qua presentiamo gli ultimi aggiornamenti riferiti al 2014 usando immagini satellitari Landsat 8 relativa appunto all'anno 2014, quindi la mappatura spedittiva è stata contestuale all'anno. Perché la Landsat 8? Ovviamente in situazioni di non ristrettezza di risorse o di risorse limitate uno potrebbe scegliere di prendere immagini di alta risoluzione su tutto il territorio ogni anno e usare quelle poche. Bisogna fare di necessità virtù, un buon compromesso sono per esempio questi dati satellitari gratuiti della NASA, la Landsat 8, una strategia cooperativa dal 2014 al 2013, con discrete risoluzioni spaziali e spettrali, senza aumentare i pixel a una risoluzione di 30 metri, quindi per applicazioni già a scala regionale e anche provinciale o quasi comunale possono dare contributi significativi. La cosa interessante appunto, come dicevo, che il dato gratuito è che i satelliti orbite, quindi sulla stessa scena, l'immagine viene ripresa più volte all'anno, compatibilmente con il lavoro di suo data la qualità della qualità. In sintesi questa è la metodologia, di fatto andiamo a monitorare le aree agricole prendendole dall'ultimo database del DUSAF, uso del suolo disponibile. In questo caso del 2012, le aree agricole aggiornate fanno test per i poligoni e per ogni anno, qualifichiamoci pure sul 2014, abbiamo a disposizione un set di dati satellitari su tutto il territorio, da cui per classificazione semiautomatica si estraggono, come vedremo, le principali tipologie di consumo di suolo, sfruttando appunto la multitemporalità dei dati. Questo è giusto un inquadramento a scala regionale dei risultati, quindi vediamo sullo sfondo le aree agricole al DUSAF 2012 e i poligoni rossi che si intravedono sono tutti i poligoni che sono stati identificati in modo semiautomatico come transizione, quindi da suolo agricolo a suolo consumato. C'è giusto una macrosintesi anche, risultano su questi due anni circa 20 km quadrati. Andando un po' più nel merito, quindi scendendo ancora un po' più di scala in dettaglio, faccio giusto un esempio a scala, diciamo, sulla zona dell'est milanese. Qua vediamo, allora, in questo caso vediamo lo sfondo e lo sottofondo del 2012. La parte un po' più grigiolina in trasparenza sono le aree che USA già classifica in quell'anno come consumate, come tessuto urbano, residenziale, industriale, eccetera. Quindi sulle aree libere, questa è una delle immagini di Landsat 8 usate nel 2014, vedendo prima e dopo già si vedono. E questa è, insomma, in trasparenza, sono i poligoni di consumo di suolo identificati in modo semiautomatico. Poi ho scelto una zona di esempio che faccia vedere alcune tipologie di infrastruttura, e strutture di collegamento.
nuovi insediamenti tipo industriali e commerciali che si vedano fare sfruttato da flusso di dato, oppure espansione di cava e espansione di tutti. Ecco, laddove possibile questi polimeri vengono cercati di validarli, anche in modo semi, diciamo, quantitativo, sfruttando immagini ad alta risoluzione dove disponibili, per esempio dove disponibili anche da strumenti che consultare particolari. Quindi qua di nuovo il concetto è lo stesso, visto ad alta risoluzione, questa è l'immagine del 2012, questa sul stesso territorio è l'immagine del 2014, questi sono i poligoni in rosso derivati dalla classificazione di questo messo. Già vedete a questa scala che si intravede la scalitatura dovuta alla pixel dell'immagine di sensibilità. Va detto, questo è già intuito, che l'obiettivo è, non è andare ad aggiornare il punto, cioè non si pretende di arrivare a quella risoluzione geometrica. L'obiettivo principale è fornire un dato spedittivo che fotografi in modo molto frequente aggiornato le aree dell'unità sezionale. Ecco qua alcuni altri esempi per fare alcune altre tipologie di cambiamento. Qua senza animazione vediamo semplicemente lo stesso territorio confrontato dal 2012 al 2014. Qua sono espansioni di aree industriali e commerciali sostanzialmente, oppure anche situazioni ancora più piccola scala di espansioni, in questo caso di fabbricati in gioco agricolo, come si finiscono vasche di fanghi e nuovi impianti di biogas. Ecco, la seconda parte, come dicevo, della presentazione riguarda il confronto di questi poligoni derivati da un sistema automatico, delle transizioni che emergono dai due anni del 2013 e 2014, rispetto ad alcuni degli strati climatici dei piani di governo del territorio. Non c'è troppo tempo per entrare nel merito tutto sulle caratteristiche, la struttura delle informazioni contenute nei GD. Diciamo in sintesi, anche siamo andati a confrontare i poligoni rispetto in particolare ad alcune delle sottocategorie delle tavole delle previsioni del piano, in particolare gli ambiti di trasformazione, gli ambiti del tessuto urbano consolidato e le aree destinate all'agricoltura. Ecco, questa un'animazione che cerca di sintetizzare i possibili risultati e poi entreremo nel merito con alcuni esempi grafici. Allora, il primo passo è stato quello di fare l'intersezione tra le aree agricole al 2012, dall'uso del suolo, rispetto, in prima battuta, agli ambiti di trasformazione di emergono con i numeri che sono piuttosto alti, in Lombardia sono destinati alla trasformazione oltre 200 km quadrati. Area segnativa secondo l'uso del 2012. Grazie, questa è una statistica rispetto alle destinazioni produttive principali, quindi 50% di destinazione residenziale. Grazie all'aggiornamento da satellite al 2014 siamo in grado di stimare quali sono la quota parte di quelle 200 km quadrati che risultano già edificati, già consumati. Già consumati nel 2014, per fortuna è solo una piccola parte. Questo è un piccolo approfondimento, è interessante, per esempio, seppur i dati siano abbastanza piccoli, emerge che non c'è una percentualità rispetto alle previsioni, cioè alcune tipologie di trasformazioni hanno una maggiore probabilità di essere realizzate, per esempio il produttivo, o in particolare le infrastrutture di trasporto, meno le aree residenziali. Ecco, l'altra cosa che emerge è che molta parte delle aree che vengono consumate di fatto non cadono negli ambiti di trasformazione dei GD. Questo per diverse ragioni. Molte superfici cadono su aree agricole e hanno una buona fetta anche su ambiti del tessuto urbano consolidato e altre situazioni sono dopo i GD elaborati. Disponibile alla data del lavoro, eccetera. Quindi la prima casistica, allora poi vediamo un'immagine del 2012, in blu sono gli ambiti di trasformazione, questa è lo sfondo dell'immagine, una delle immagini del 2014, in rosso di nuovo quelli identificati come consumati. Guardandoli un po' più nel dettaglio si valida che questi nuovi, in questo caso due nuovi abbandoni o due nuove aree di completamento. Limitano con l'area del bagno.
Quindi in casi come questi, diciamo, si potrebbe dire che questo strumento è di ausilio anche per il monitoraggio del livello di attuazione della legislazione comunale. Per quanto riguarda, per esempio, i casi di trasformazioni che cadono non in ambito di trasformazione, ma per esempio come questo su ambiti agricoli, una buona parte, per esempio, è riferito alle grandi infrastrutture, che poiché sono ormai da strumenti pianificatori sovracomunali, infatti non si ritrovano, come non si ritrovano immediatamente negli strumenti di pianificazione locale. Un'altra casistica che cade in aree agricole sono progetti di questo tipo, quindi per esempio espansione di aree produttive ma ad uso agricolo, quindi nuove infrastrutture di allevamento, infrastrutture di gas, eccetera. Ecco, mi avvio alle conclusioni. Allora, emerge anche da quello che diceva l'onorevole Braga stamattina che occorre, ai fini anche di monitorare dell'interpretazione delle trasformazioni, occorre una definizione di poche, in particolare, già come si diceva stamani, di primi cosa si intende per il consumo di suolo, per cosa si intende di aree agricole, allo stato di fatto, secondo la mia definizione. Ancora più in generale, riguardo al lavoro, diciamo che tipo di approccio può fornire una sintesi, una caratterizzazione a scala regionale delle principali trasformazioni in ambito, in particolare nelle normalità dove non si dispone di cartografia a maggior dettaglio. E in genere possono dare contributi conoscitivi anche ai fini delle esigenze nuove dell'amministrazione regionale che supportano il monitoraggio dello stato di attuazione della legge. In più, una parola di giusto di 30 secondi sulle prospettive. Abbiamo visto un lavoro che ha utilizzato i dati al momento disponibili di Lanza Toto, è da tenere presente che le opportunità di accelerazione della terra non potranno migliorare, quindi per esempio con il lancio dei nuovi satelliti del programma di Copernicus, Sentinel 1 che è già in orbita, Sentinel 2 che era lanciato quest'anno. Lancio giusto la palla ai prossimi relatori, questo era giusto un primissimo test di utilizzo dei dati Sentinel 1. Sentinel 1 non è una costellazione di satelliti SAR, che è in orbita da pochi mesi. Qua abbiamo giusto internamente provato a fare un test di, siamo andati a progettare un'area a trasformazione, di ambito di trasformazione, che al 2014 era ancora agricola, al marzo 2015 è già in cantiere in atto, la data di inizio dei lavori in questo caso è stata settembre 2014. Il test di uso di Sentinel 1 è stato fatto molto qualitativamente, i relatori successivi saranno molto più, in modo più rigoroso. Era solo per vedere come questo tipo di superficie varia nel tempo in modo molto rapido. Quindi, per esempio, questa immagine di ottobre, sul poligono vedete che la risposta è quasi una resettata. E man mano si nota il completamento progressivo di questa esperienza. Grazie. Grazie alla Vicenere di Arpa, chiamo subito il prossimo relatore, utilizzo il titolo dell'intervento utilizzo di dati in data satellitare per il controllo del consumo di suolo, che è rappresentato da Alessandro Ferretti, Alfio Fumagalli che lo presenterà, Danilo Molinaro, Fabrizio Novati, Alessio Uccine, Teleria Valente Europa. Buongiorno, l'obiettivo principale di questa presentazione è quello di mostrare come l'utilizzo di dati satellitari radar può fornire un'informazione importante per quella che è l'analisi e la gestione del territorio. Sommario della presentazione, all'inizio verrà brevemente introdotto le caratteristiche principali dei sistemi radar, le loro applicazioni principali, e dopo si passerà a illustrare gli algoritmi sviluppati per la generazione della mappa del verificato e del consumo. Proviamo così. Allora, una velocissima introduzione ai sistemi radar e il confronto tra questi sistemi e sistemi ottici. Il principio di funzionamento dei sistemi radar è basato sulla trasmissione di un segnale, di un impulso elettromagnetico. Questo impulso è generato dal radar stesso
Il segnale retrodiffuso dagli oggetti presenti al suolo viene registrato da radar e in questo segnale è contenuta l'informazione. Sistemi di questo tipo che generano il segnale illuminante sono dei reattivi, e a differenza dei sistemi ottici hanno quindi la possibilità di acquisire immagini sia di giorno che di notte. Un'altra delle differenze principali che distinguono dai sistemi ottici è che lavorando nel campo delle microonde e non nella risoluzione visibile non risentono delle condizioni atmosferiche, quindi questi sistemi possono acquisire immagini anche con copertura nuvolosa, che invece, come ben si sa, è una delle principali limitazioni dei sistemi ottici. Per avere un'idea di come appare un'immagine radar, vi ho riportato un esempio sulla città di Milano. A sinistra potete vedere un'immagine ottica, mentre a destra c'è la corrispondente immagine della stessa area acquisita da un radar. In scale di grigio qui sono rappresentate le intensità del ritorno del segnale radar e si può facilmente notare come gli edifici e le infrastrutture in genere sono caratterizzate da un ritorno del segnale più intenso, mentre diciamo, le aree scure sono tipicamente aree vegetate oppure strade. Dicevamo, le applicazioni principali di questi sistemi sfruttano una delle loro qualità principali, che è la misura estremamente precisa delle variazioni di distanza tra satellite e l'oggetto osservato. Questo fa sì che le applicazioni principali siano legate alla misura di deformazioni in atto della superficie terrestre. Per cui diciamo che le applicazioni principali sono lo studio di succedenze, l'individuazione e il monitoraggio di frane in generale per il monitoraggio del rischio idrogeologico, lo studio di aree, ad esempio falle sismiche o in generale movimenti dovuti alla tettonica, e un'altra applicazione molto importante è quello del monitoraggio dei singoli edifici, e con questi sistemi abbiamo la possibilità di valutare la stabilità di ogni singolo edificio potenzialmente. Una delle applicazioni di questi dati più interessanti che è stata fatta in Italia negli ultimi anni è stata fatta all'interno del piano straordinario di rilevamento e ha permesso di analizzare tutta la superficie nazionale, fornendo quindi un'informazione molto importante per la comprensione di tutti i fenomeni di tipo deformativo che sono in atto in Italia. Ok, finita questa breve introduzione a quelli che sono i dati SAR satellitari, vediamo come questi dati possono venire utilizzati per il problema trattato oggi. Iniziamo con la generazione delle mappe dell'edificato. Quello che viene sfruttato per determinare se è presente o meno un'infrastruttura o un edificio è il tipo, sono le caratteristiche della riflessione del segnale SAR, che possiamo riassumere principalmente in due famiglie. Una prima, che prende il nome di riflessione distribuita, sia quando all'interno della cella dell'immagine sono presenti degli oggetti che riflettono debolmente e in modo abbastanza uniforme il segnale radar. Questa è la condizione tipica in presenza di aree non urbanizzate, quindi dei campi, prati e boschi. La seconda famiglia invece, che è quella che in questo caso ci interessa maggiormente, prende il nome di riflessione dominante, e all'interno della cella dell'immagine è presente uno scatteratore che riflette il segnale in modo molto più intenso, e questo è il caso tipico di edifici di infrastrutture. Per separare questi due tipi di riflessioni, quello che si fa è approfittare di una differenza nelle caratteristiche statistiche del segnale riflesso. Infatti, per quella che è la riflessione distribuita, si ha che il segnale riflesso segue una statistica di aree, mentre nel caso di riflettore dominante, quindi la presenza di un edificio, il segnale riflesso segue una statistica di aree. Gli algoritmi implementati non fanno altro che, grazie elaborando diverse immagini acquisite in istanti temporali diversi sull'area di interesse, si va a stimare proprio questi parametri statistici, e grazie al valore assunto da questi parametri si è in grado di classificare ogni singola cella dell'immagine acquisita. Passiamo subito a vedere dei risultati per capire meglio. Questo è un dataset sulla città di Milano, composto da 160 immagini acquisite dal satellite TerraSAR-X, acquisite appunto dal 2008 all'inizio del 2015. Questa, come visto prima, è come si presenta l'immagine SAR,
mentre questa invece è l'immagine classificata che consente di capire la distribuzione dell'urbanizzazione. Possiamo vedere un dettaglio di questa immagine per capire qual è il livello di dettaglio di questa tipologia di prodotto. In questo caso la risoluzione dell'immagine di classificazione arriva a 2x2 metri, che è la risoluzione nativa del satellite. In questo caso possiamo vedere come con i pixel rossi sono individuati correttamente tutti gli edifici e in generale le infrastrutture, mentre in giallo e in verde sono riportate le zone non urbanizzate che corrispondono al suolo e agli alberi. Un'altra informazione molto importante che possiamo ricavare dai dati radar è non solo dove è presente un edificio, ma soprattutto seguire nel tempo i cambiamenti che stanno avvenendo. Per capire qual è l'accuratezza con cui soprattutto il fitto campionamento temporale dei dati radar può dare un'informazione dell'evoluzione temporale, vi mostro questo filmato, un timelapse montato sull'area dell'Expo con le immagini acquisite dal 2012 fino all'inizio del 2015. In queste immagini si può chiaramente notare l'evoluzione del cantiere dell'Expo con risentire nel tempo lo sviluppo del cantiere e la costruzione di diversi padiglioni. Quindi questa è l'informazione contenuta nel dato e quello che vogliamo fare è ricavarlo automaticamente, quindi senza nessuna supervisione. Per fare questo iniziamo a definire che con il cambiamento in termini di radar si intende una variazione del segnale riflesso appunto da ciascuna cella dell'immagine. Qui in questo grafico viene riportato un esempio, ossia in funzione del tempo l'intensità del ritorno della riflessione del radar. In questo caso è molto facile distinguere due periodi, un primo periodo in cui il ritorno radar è molto basso, come visto in precedenza questo è tipico delle aree non urbanizzate, ad esempio di campi corti. E un secondo periodo dove invece si ha un netto rialzo della riflessione radar e questo è indice di una costruzione di un edificio oppure di un'infrastruttura. L'algoritmo, parlando un po' veloce, diciamo l'algoritmo tramite un approccio statistico analizza ciascuna cella dell'immagine e determina automaticamente se è presente un cambiamento in termini di riflessione, nel caso questo è presente determina anche quando questo cambiamento è avvenuto. In questo caso, quindi, tornando al nostro esempio su Expo, queste sono immagini ottiche della relativa immagine SARA acquisite prima dell'inizio del cantiere, mentre queste invece sono immagini acquisite a fine 2014 e risulta molto evidente quali sono le aree affette da trasformazione. Per ricavare questa informazione in modo automatico appunto viene applicato a tutto il dataset di immagini disponibile l'algoritmo mostrato in precedenza e il risultato che diciamo riassume un attimino quelle che sono le potenzialità di questo sistema è di questo tipo. In questo caso possiamo vedere in un'unica mappa tematica in grigio sono rappresentati gli edifici già presenti a fine 2012. Mentre in rosso sono rappresentate tutte quelle aree che sono state interessate da una trasformazione. Ovviamente per ciascuna di queste aree è disponibile anche il quando la trasformazione è avvenuta, quindi si può seguire proprio nel tempo l'evoluzione delle trasformazioni. Passando velocemente alle conclusioni, la presentazione ha mostrato algoritmi che sono in grado di generare automaticamente sia la mappa dell'edificato e sia di tracciare nel tempo i cambiamenti in atto. Queste mappe sono ottenibili appunto in modo automatico in un lasso di tempo brevissimo, cioè per elaborare svariate migliaia di chilometri quadrati bastano veramente poche giornate di lavoro macchina. Un altro aspetto che vorremmo sottolineare è che l'utilizzo di questo dato congiunto con il tradizionale utilizzo del dato ottico e quindi a supporto delle tecnologie tradizionali potrebbe senz'altro permettere di ottenere dei risultati molto più accurati e in tempi più rapidi. Un altro aspetto da sottolineare per quanto riguarda il futuro è che, come richiamato dal relatore precedente, con la missione Sentinel dell'Agenzia Spaziale Europea nei prossimi anni saranno disponibili dati gratuiti radar aggiornati ogni 6 giorni. Questo aprirà sicuramente scenari nuovi molto importanti perché si potrà andare verso un aggiornamento praticamente in tempo reale del consumo del suolo, aprendo anche
a applicazioni nuove molto promettenti. Basti pensare ad esempio alla lotta all'abusivismo edilizio. In pratica vedo ogni 6 giorni l'aggiornamento su tutto il territorio nazionale che dice dove sta cambiando qualcosa. Ok, con questo ho concluso, grazie per l'attenzione. Grazie per aver rispettato perfettamente i tempi. Mi pare che questi due interventi, immagino anche con il prossimo mese di bilancio, dicono che, come anticipavo nell'intervento introduttivo sulla misurazione, stiamo diventando molto bravi. Riusciamo a misurare bene, sempre in modo sempre più spedittivo. Il TUSAF della Regione Lombardia è un ottimo repertorio di dati sull'uso del suolo, aggiornato, molto preciso, ma come può sottolineare, se non riusciamo a mettere in campo politiche e misure per valutare gli impatti, per poi mitigare, compensare, comunque intervenire, e questo rimane un problema, certamente la conoscenza ci aiuta, ma non è sufficiente. Il prossimo intervento riguarda invece un caso specifico di misurazione, una misura dello sforo urbano nelle aree interne della Campania, tra casi dove viene venuto alle lune d'Archipaglia, e il paper è curato da Massimiliano Bencardino e Luigi Valanzano dell'Università di Salerno. Massimiliano Bencardino, sono presente. Grazie al moderatore. Oltre a essere un caso specifico, vuole essere anche un punto di vista, diciamo, un po' diverso rispetto a quelli agli ottimi interventi presentati finora, il punto di vista di un geografo, per l'appunto quale sono io, e tra l'altro animatore di una facoltà che si chiama Centro di Scienze Politiche, che si chiamerà Magistrale Politica, Istituzioni e Territorio, proprio nel verso di quelle integrazioni che tu richiamavi nell'introduzione riguardo alla necessità della multidisciplinarità, richiamata anche da Bernardo. Il punto di vista diverso è la misurazione non tanto del consumo di suolo quanto dello sprawl urbano, quindi della diffusione della città nelle aree interne della Campania. Stamattina si parlava dell'area metropolitana di Napoli, come fosse consumato, come sia tanto consumato il terreno dell'area metropolitana di Napoli. L'attenzione che abbiamo voluto focalizzare invece sulle aree interne, in particolare 3 città medie, quali sono Benevento, Avellino e Battipaglia, delle aree interne. Tenete presente che la regione Campania è fortemente monocentrica, nel senso che 3 milioni di persone sono nell'area di Napoli, su solo più della metà, diciamo, del contesto regionale. E come si dice nel rapporto ISPRA, sono proprio le aree, diciamo, interne, le aree marginali, dove l'urbanizzazione è più rarefatta, le aree dove i traffici speculativi sono più forti. E qui parliamo di sostanzialmente città che potrebbero essere definite, come la letteratura adesso parla, shrinking city, città in declino, città dove l'evoluzione demografica è in declino. Quindi si cercherà di rapportare la popolazione, la evoluzione demografica, a quelle che sono la misura della variazione dell'edificato. Quindi misura complessa, perché è complesso la misura del consumo di suolo, vediamo oggi, vediamo anche qualche volta talvolta dei numeri che non collimano, mancanza della definizione stessa di sprawl. Dal punto di vista geografico, il termine dello sprawl è, diciamo, declinato dagli scritti di Samonade negli anni 50-60, sulla città, sulla campagna urbanizzata, la città territorio di vicinato fino a Indovina. Sostanzialmente però, queste due provocazioni, lo sprawl è difficile da misurare, perché se non siamo ancora in grado di definirlo, dobbiamo prima definirlo e poi misurarlo. Audrey addirittura ci dice che è un pantano metodologico. Allora, rispetto a questo, un'analisi quantitativa, la volontà di fare un'analisi quantitativa, e a una determinata scala che vedremo. Come si misura lo sprawl? Ci sono tanti indicatori di sprawl, anche il rapporto ISPRA definisce indicatori di sprawl, si integra a scala comunale in realtà. La letteratura comunque concorda nell'individuare la densità abitativa come uno di questi indicatori importanti, e poi la misura dell'espansione dell'edificato. In questo caso non è stata fatta con l'uso dell'immagine satellitare, ma utilizzando le cartografie tecniche regionali,
come pure per esempio la regione Piemonte ha fatto nell'individuazione di consumo di suolo. Quindi un'ipotesi di misura, la variazione della densità abitativa per sezione di censimento, la variazione del costruito come rapporto di copertura dalle CPR. Sono dei dati disallineati temporalmente, perché le CPR vengono fatte nelle regioni in un certo tempo, l'Istat invece censisce la popolazione in un altro tempo, però poi alla fine si scopre che fondamentalmente la base dati è sostanzialmente molto, molto prossima. Quindi, vado veloce, c'è un problema sulle sezioni Istat. Le sezioni Istat variano, è difficile misurare la variazione di un parametro di una fase che varia. L'abbiamo fatto con diverse metodologie, rasterizzando il dato Istat, cioè la densità di popolazione, rendendola raster e misurando la differenza tra i raster con diciamo, dei risultati, oppure lavorando sui vettori per aggregazioni di sezioni. E poi abbiamo dovuto ragionare anche sulle codifiche Istat, che anche queste variano, le codifiche CDR, che anche queste variano. La cartografia tecnica del 98 regione Campania si usava alcune, diciamo, geocodifiche, nel 2005 ne usa altre, a volte non corrispondono, a volte cambiano, a volte vengono raggiunte, così via. Quindi, variazione della densità delle popolazioni, variazione dell'edificato, si propone uno scenario. Quindi la variazione congiunta delle due variabili dà uno scenario in aree geografiche, aree di riqualificazione, aree in abbandono, aree in exponent scroll, aree in espansione residenziale, aree in espansione industriale terziaria, a seconda di come cambiano queste due densità. E questo è un po' lo scenario sull'area urbana di Trento. Quindi con un metodo, quello rasterizzato, con un altro, quello con la media pesata, abbastanza, con i risultati abbastanza simili tra i due. Ci ha confortato questo tipo di analisi, e perché sono state individuate le aree industriali, le aree dove effettivamente agisce lo sprawl, quindi le direttrici maggiori dello sprawl, le aree, diciamo, dove la città si espande, e quindi abbiamo anche quantificato queste aree sostanzialmente, dando anche una misura di queste diverse aree, quindi per quelle che non variano. Un 30% delle aree del sistema urbano sono aree di sprawl. Quindi è un sistema urbano che assume questa connotazione. La città che cresce negli anni 70, poi dagli anni 80, vedete questo dramma, negli anni 80 la città non cresce più, cresce in favore di aree periferiche. È, secondo il ciclo di Van de Beek, in fase sostanzialmente di disurbanizzazione o di suburbanizzazione o di disurbanizzazione. Quindi in una fase della città di disurbanizzazione il sistema urbano non cresce, crescono le periferie, non c'è alcuna giustificazione di un edificato dal punto di vista, diciamo, della necessità abitativa. E quindi, qui vabbè, si è utilizzato secondo il ciclo di Van de Beek, un sistema urbano che negli anni 70, 113.000, 117.000, 120.000, 121.000, cresce pochissimo, addirittura decresce, e un edificato che appunto quantifichiamo, che ho detto appunto, fase di disurbanizzazione o nuova urbanizzazione, questi sono i modelli di Van de Beek, non so se avete idea di cosa sto parlando, ma comunque una misura del consumo di suolo. Quanti metri quadri per ogni nuovo abitante, come ci ha indicato anche Pirilli? Ecco, in diversi comuni del sistema urbano passiamo da 700 metri quadri per ogni nuovo abitante, 300 metri quadri, 200 metri quadri, 160 metri quadri, così via. Comuni che addirittura decrescono vedono comunque a metà aumentare il proprio edificato. Quindi, senza alcuna ragione, una varietà che è vero, lì dove la popolazione cresce poco, l'edificato cresce di meno, lì dove la popolazione cresce di più, l'edificato cresce di più. Però mediamente c'è un 10% in più dell'edificato in 7 anni, è una misura enorme, assolutamente ingiustificata.